Ciao a tutti ragazzi, mio nome è AgroModernissimo, qua in questo nuovissimo episodio di Italian Farm. Allora, nella scorsa puntata ci siamo dedicati di più all'allevamento delle vacche e a tante altre piccole cose. Oggi invece è tempo di darci alla preparazione dei campi. Qua davanti vedete il Same Explorer 90 Turbo attaccato al Kuhn Primor. Togliamo la visuale normale, mettiamoci un po' di velocità alle gambette. Questa è la nostra azienda e oggi, signori, andiamo a fare un nuovo acquisto, un nuovo mezzo e andare a fare, anzi andiamo anche a fare più che un... oltre ad utilizzare un nuovo mezzo andiamo anche a fare una nuova lavorazione, una cosa che abbiamo già fatto in passato, non così e non spiegandola, quindi secondo me ha molto senso darci da fare. Allora, accendiamo i 6410 perché è giunto il momento di salutarlo, ragazzi. È un trattore che ci ha accompagnato per tante puntate, come vedete su chart 17.9 ore, che per gli standard della nostra serie è tanto, è davvero tanto, quindi direi che è anche giunto il momento di salutarlo e dire ciao ciao, ci rivediamo più tardi, no, mai più, mi sa. E non lo andremo a sostituire con un John Deere, per chi di voi ha già fatto uno più uno e dice ok Agro, allora Agro vende un John Deere, quindi compro un altro John Deere, no, perché voglio limitarmi un po' con l'acquisto di John Deere, visto che sta per arrivare a farmi sul letto 19, no? Mancano pochi giorni, io adesso quando sto registrando è l'11, domenica 11, quindi mancano solo 9 giorni all'uscita di Farming Simulator 19. Quindi capite che è un po' inutile mettersi a comprare John Deere di qua per poi ricomprarli anche di là, e dicendo abbiamo la fortuna, è una cosa che mi piace personalmente, di avere quasi la full line di John Deere. No, non si avvicina minimamente alla full line di John Deere. E anzi, ecco, impariamo una cosa nuova. Quando diciamo full line, cioè intera gamma, intendiamo praticamente un'azienda che non produce solo una cosa, ma produce praticamente tutti i marchi, tutti gli attrezzi che servono per un determinato settore, di tutte le grandezze. Sembrano paroloni, in soldoni cosa vuol dire? Vuol dire che per esempio la full line di John Deere o di... vabbè, facciamo full line di New Holland, ecco, perché magari vi viene in mente più facilmente se siete andati ad EIMA. In quel caso New Holland ha esposto la sua full line perché aveva i trattori da quello più piccolo per... c'era il bassotto, no? Il nuovo bassotto, che è quello per le nocciole, no? Per passare sotto le piante e via dicendo, fino al trattore più grosso che se non sbaglio era un T8 Smart Track, poi aveva tutte le trebbie, aveva aratri, erpici, aveva tutta la parte di preparazione, aveva la parte della fienagione, presse, falciatrici, voltafieno e via dicendo. Questa è la full line di New Holland, quando in quel caso si è potuto dire che New Holland ha portato la sua full line, cioè aveva attrezzi, macchine da raccolta, macchine, cioè trattrici, e via dicendo. E per ogni cosa, cioè quindi sia per gli attrezzi che per le macchine da raccolta e via dicendo, ha portato più modelli di grandezze diverse in modo da evidenziare che c'è una full line, cioè quindi c'è una vastità di mezzi. Bene, e anche la parola di oggi l'abbiamo imparata. Allora andiamo a vendere il John Deere, come abbiamo detto sempre, lo ripetiamo, conviene venderli qua i trattori. Ok, non preoccupatevi se abbiamo venduto il nostro unico trattore col caricatore frontale, ma nella scorsa puntata, non so se vi ricordate, vi avevo chiesto se preferivate il Merlo Turbo Farmer o il Class Scorpion, quindi due sollevatori telescopici. Non ho ancora, in realtà so chi ha vinto, ma non ve lo dico ancora perché lo vedremo nelle prossime puntate, chi è il vincitore e chi andremo a comprare. In questo caso non serve, quindi non preoccupatevi se abbiamo venduto il nostro trattore col caricatore frontale. Allora, andiamo a comprare il trattore di oggi, che è di qui, eccolo qua. Andiamo veloci come la luce, eccolo qui, l'abbiamo passato, eccolo qua, Maxum 190 della Case International. Allora, davanti possiamo avere o zavorra o sollevatore, direi che zavorra va più che bene, caricatore frontale no, gomme. Allora, le Goodyear sono carine ma sono quelle
con i bordi ripassati in bianco, per me sono un po' troppo zarre per il mio stile aziendale, quindi direi che pneumatici larghi e ci accontentiamo. Andiamo a comprarlo, ok? E poi andiamo anche a comprare due attrezzi complementari che andremo ad utilizzare in questa puntata perché ci servono. Allora andiamo in coltivatori, signori. Andiamo avanti, conosciamo un marchio che conosceremo meglio, se non sbaglio, anche in Farm Simulator 19, mi pare che sia presente, che è il marchio AgroMazd, che non so come si pronunci, ma AgroMazd, vabbè, Mazd, boh. Ok, e praticamente è un erpice a dischi, nulla di troppo complicato. Possiamo scegliere se mettergli le sezioni di semina, sì. Possiamo scegliere dietro cosa mettere, c'è il tubolare, il ring e il packer. Io guardo qual è quello che costa di più, il ring, quindi probabilmente va meglio, no? Scherzo, non dovrei scegliere così, ma ho scelto così in questo caso. E poi manca un'ultima parte molto molto interessante, anzi che quella un po' quello su cui verte l'intero video. Andiamo qui e compriamo il suo AgroMazd SP200, che è praticamente questo è solo un contenitore, una tramoggia per semi, in realtà è un intero sistema di semina, lo vediamo tra poco. Andiamo a comprarlo anche questo. Perfetto. Ok. Accendiamo il nostro case, molto molto carino. Tanta roba. E andiamo ad agganciare l'erpice. Tac. Tra l'altro vi faccio notare che il modello è molto carino e poi anche ci sono anche un po' di animazioni, tipo vedete che è snodato la parte dietro, guardate il rullo posteriore, guardate che quando io vado giù tocca prima quello e si sposta, poi toccano i rulli, quindi è tra virgolette basculante, possiamo definirlo basculante, sì. E in farming l'hanno anche messo, non hanno fatto una roba rigida, bello, lo apprezzo. Arriviamo qua e agganciamo anche questo, con la velocità della luce si tira su il braccetto. Penso che il sollevatore lì dietro permetta anche il sollevamento e l'attacco di seminatrici. Non ho approfondito la cosa, quindi per il momento nada. Ci dirigiamo verso un campo che abbiamo già trebbiato e raccolto, in realtà li abbiamo già trebbiati e raccolti tutti. In più io sono andato un pelo avanti, non tanto, semplicemente ho finito di raccogliere l'erba della scorsa puntata e ho sistemato un po' dalle vacche, mancavano ancora una o due razioni miste, adesso non ricordo più quante ne ho fatte, mancavano un po' di cosette, ecco ragazzi, e mi sono andato da fare in modo da farle, in realtà poi non ho fatto chissà cosa, cioè non sono andato troppo avanti, primo motivo perché volevo mostrarvi questa lavorazione qua. Secondo, perché non ho avuto molto tempo, perché praticamente, spero che voi lo sappiate, ero a Deima la scorsa settimana, quindi... Infatti lo capite anche dal fatto che ho la bocca un po' impastata, fuori di passare una settimana a parlare, adesso non ne posso più. Però andiamo avanti lo stesso noi. Sì, ho un po' di problemi di shader, soprattutto in questi punti qui. Secondo me è un problema della chopped straw, che va in conflitto con la shader, anche perché non sto giocando in 1080p ma sto giocando in 1440, perché finalmente mi è arrivata la nuova scheda video. Comunque, mal che vada, disattiverò la shader, anzi lo faccio subito, ecco, per questa puntata e per le prossime, poi tanto sul nuovo Farm Simulator non dovremmo avere problemi. Allora, anzi, prima di abbassare e partire vi faccio notare prima di tutto che qua possiamo inserire i tubi, come vedete, che tra l'altro sono anche animati. Poi andiamo a selezionare la coltura, come vedete a destra. Abbiamo solo due colture tra cui scegliere, che sono il rafano e l'erba. Ok, poi andiamo a selezionare invece l'erpice. E vi faccio notare che l'erpice può richiudersi. Semplicemente vedete che si alzano i dischi questi qua laterali, per evitare di tenerli troppo esterni, perché come vedete così sono esterni, potrebbero far danni, perché poi alla fine sono taglietti,
Invece così non bucano le gomme a nessuno, al massimo possono fare qualche danno a qualche ciclista. No, no, scherzo, rientrano nella forma del trattore, quindi a posto, a posto. Detto ciò, signori, se dobbiamo seminare abbiamo bisogno anche di sementi, quindi io direi che in qualche modo dovremmo riuscire... Facciamo una cosa molto molto malvagia. Molto molto malvagia, visto che non lo utilizzo mai, il mio Renault Express. Andiamo col mio Renault Express a prendere un pallet. Anzi no. Non ce l'ho più, niente. Stavo dicendo, usiamo l'ape, però effettivamente adesso che ci penso, l'ape mi sa che non l'ho tolta quando abbiamo fatto la puntata in multiplayer, perché come sapete è una mod pubblica, una mod privata quella dell'ape, e si può accedere al server solo ovviamente se si hanno tutte le mod, quindi solo con le mod pubbliche. Non mi è ben chiaro come mai sul conto chilometri ci segna 100 e noi in realtà stiamo andando ai 70. 70 su una sardina di campagna forse sono tanti, ma chi siamo noi per dirlo, ok? E ci dirigiamo verso, qua sopra, verso lo shop di zona. Vediamo se riesco a comprare un pallet e caricarglielo nel popò del nostro Renault. Io spero proprio di sì. Giriamo qua piano però. Ok. Ma allora sti laggoni, vedete che è proprio l'autosalvataggio, non è la scheda video, perché io... Sarà, secondo me, è il salvataggio che ormai è diventato pesantissimo. Io ve lo passerò, peserà 250 giga e vi farà esplodere il PC. No, è l'unica spiegazione, perché pensavo fosse colpa della scheda video per il fatto che ogni tanto si bloccasse a fare gli autosalvataggi e ci mettesse così tanto, ma effettivamente, visto che coincidono con gli autosalvataggi, cosa ne può fare? Cosa ci può fare la nostra... scheda video, la mia vecchia scheda video. Allora andiamo in pallet e compriamo un pallet di semi. Ok. Scendiamo. Ora le apriamo tutte e due qua. C'è ancora qualcosa? Posso... Aspettate, facciamo così. L. Ok, così allora mi sa che possiamo proprio caricarlo, perché come vedete è a posto. Se fossimo sull'altro Farming Simulator, cioè su quello nuovo, potremmo utilizzare un muletto. In questo caso invece usiamo la super forza. Voglio solo controllare di essere dritto, ok. Ok. Perfetto, caricato. Ci mettiamo qua, chiudiamo le porte. Locchiamo con le cinghie il nostro carico e via, signori, verso una nuova destinazione. Ok, siamo di qui, piano. Ma che freni che c'ha? Wow, effettivamente non è un trattore, ma... Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Magari togliamo anche la freccia. Oh, cappa. Per quanto riguarda Eima, ragazzi, è stata veramente una fiera spettacolare, mi è piaciuta un sacco e ho avuto la possibilità di incontrare davvero tanti, tanti, tanti di voi, e questa è la cosa che mi è piaciuta sinceramente di più. Ve l'avevo detto anche nel video che è uscito apposta per darvi tutti i dettagli. Mi dispiace anche perché molti di voi non mi hanno incontrato, perché magari o sono andati di domenica, io domenica non c'ero, o magari sono andati, che ne so, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, che erano i giorni in cui c'ero anche io, ma magari non mi hanno incrociato. Io poi alcuni giorni dovevo addirittura lavorare, quindi non ho potuto mettermi lì a organizzare dei raduni o cose del genere. Allora, vediamo un po' se posso ricaricare da qua. No, dovrò slegarlo. L. Vediamo un po' se è come con le CSZ. Ah, con N posso... Qua mi ha aperto il nostro amico. Io dovrei quindi spostarmi tipo qua davanti. Attacchiamo all'F1 così vediamo quando mi dice... Ok, ricarica. R. Ok. Come vedete sta ricaricando i semozzi. Qua. Tac. Ora possiamo anche chiudere la copertura sopra. Perfetto. Attiviamo... i semi, cioè anzi il sistema di semina. Tra l'altro vi faccio notare che è ben curato, vedete che qua per esempio c'è la centralina,
qua sotto di me c'è la centralina dove c'è scritto 65 kg a ettaro di semente, quindi veramente bello, ha un bel po' di funzioni questa mod. Allora andiamo a selezionare la semente, no, l'ho già fatto, andiamo a aprire, anzi sì, aprire le apici dietro, abbassiamo e signori si va, pronti partenza via. Controlliamo che stia seminando. Sì, sembrerebbe di sì. Però io magari vado anche di GPS. Fatemi aprire il campo qua in mezzo, va. Ok. Chiudiamo sempre lo sportellino dietro, che tutte le volte che passo vicino al pick up. Allora, apriamo la GPS. Gli facciamo larghezza di lavoro standard. E via, c'è standard, autocalcolata, perfetto, e lui sta andando. Questo attrezzo ha una larghezza di lavoro di, purtroppo, solo 3 metri, che qua li segna più largo, ma in realtà lui è un 3 metri, se non sbaglio, quindi andiamo anche a diminuire 3 metri, perfetto. È poco. C'è nello stesso pacchetto di mod anche la versione da 4 metri, ma purtroppo non supporta la semina. Perché stiamo seminando del rafano oleifero? Ne abbiamo già parlato un po' in Pro Farming stagione 7, perché comunque è una coltura già presente in Farming Simulator, non è una coltura aggiunta. È una cosa molto molto interessante. Si rifà un po' quelli che sono i canoni dell'agricoltura conservativa. Ops, alziamo, perfetto. Tac. Il bello della GPS mod. E poi puoi andare dove vuoi, fare una manovra e andare dove vuoi. Ok. Stavo dicendo che questo si rifà al sistema agricolo. Quando parliamo di sistema, vogliamo, diciamo, praticamente proprio un modo di pensare, no? Cioè il sistema agricolo, anzi sistema culturale, biologico, quindi tutto, faccio tutto, dalle lavorazioni ai prodotti che utilizzo, il prodotto che voglio ottenere, via dicendo, è orientato al biologico. C'è il sistema culturale di lavorazione conservativa, c'è quello di lavorazione a strisce, strip till, ci sono diversi, e poi c'è anche il convenzionale, che è quello classico che viene applicato in agricoltura. Quindi questo è quello che vuol dire un sistema, proprio, è praticamente un modo di pensare, no? Anche l'agricoltura di precisione potrebbe essere effettivamente un sistema, potrebbe essere considerato un sistema agricolo, perché effettivamente tu tratti in modo diverso l'agricoltura, ma in questo caso stiamo parlando di agricoltura conservativa, che è un'agricoltura che si fa un po' di domande e si risponde. Le domande sono semplici ma importanti, cioè noi adesso stiamo lavorando il terreno, no? Siamo in quest'epoca, stiamo tirando fuori delle rese pazzesche, no? Magari abbiamo anche il mais che ci produce 110, 150 anche di più quintali a ettaro, no? Quintali sarebbero 100 kg per chi di voi non è avvezzo a questa unità di misura, che effettivamente è di stampo prettamente agricolo. Comunque, stavamo dicendo che magari abbiamo del mais che produce un sacco, 60 anni fa magari produceva un terzo e via dicendo. Tutto ciò, ci facciamo due domande, sarà per sempre così? Cioè è merito nostro il fatto che riusciamo a produrre di più, o stiamo scaricando tutto sulle spalle di qualcun altro, che è sottinteso è il suolo per esempio, ma anche altri, in generale l'ambiente? L'agricoltura conservativa si fa queste domande, dice ok, allora adesso mi va bene che produco un sacco, ma domani non è che poi inizierò piano piano a produrre sempre meno, perché avrò sfruttato tutto quello che c'è nel terreno? E l'agricoltura conservativa va ad agire in quest'ottica dicendo ok, cerco di sfruttare il meno possibile il terreno, di metterlo nelle condizioni che non servano miei apporti eccessivi di, che ne so, concime, o che non serve che io vada a arare troppo profonde, via dicendo.
è uno stile di agricoltura. Non dico che sia sbagliato, non dico che sia la scelta per il futuro, è uno stile di agricoltura. Da tipo un anno o due ho in cantiere l'idea di voler fare un video dove ne parliamo bene, perché è un argomento che in università e poi chiacchierando con agricoltori salta spesso fuori, quindi in realtà ho davvero tanti appunti, ho tante cose che potrei dire in un video e non vedo l'ora di farlo, sinceramente. Però non lo faccio di sicuro in una puntata di Italian Farm su Farming Simulator, ecco. È un argomento tosto, è importante. Fatto sta che, per esempio, andiamo a fare delle lavorazioni con un erpice come questo. Questo è un erpice a dischi, lo vedete benissimo qua. Ha due serie di dischi che vanno a spostare, tagliare. Prima di tutto incidono il terreno, poi lo rimescolano solo superficialmente, e rimescolandolo poi effettivamente noi abbiamo utilizzato il trinciapaglia, quindi abbiamo già i residui della paglia del frumento. Mi pare che qua ci fosse frumento o orzo, adesso non ricordo, comunque la paglia, quindi viene un po' lavorata. Nel mentre aggiungiamo dei semi. Dei semi, tra l'altro, ecco, vi faccio vedere che qua è animato, c'è l'indicatore del... In realtà non è animato bene, nel senso che teoricamente questo sistema dovrebbe bloccarsi quando noi non andiamo più avanti a seminare, mi pare. Quando sente che noi non ci stiamo più muovendo dovrebbe bloccarsi, o comunque dovrebbe rallentare. In questo caso, vabbè, l'hanno animato un po' così, però va bene lo stesso. Noi qua dietro andiamo a seminare il rafano oleifero, che è quella che viene definita una cover crop. Cos'è una cover crop? È una coltura da copertura. Quindi noi possiamo avere dei periodi dell'anno in cui effettivamente tagliamo, abbiamo tante piante, via dicendo, tutto bello verde, c'è ombra, c'è attività sotto di insetti, di piccoli animali, batteri, via dicendo, il suolo sta bene, le piante richiedono elementi nutritivi, ma ce ne sono in abbondanza. Poi a un certo punto l'agricoltore dice: ok, ti ho curato per bene, campo mio, ora è anche ora che mi dai, è anche l'ora che tu mi dia del frutto del nostro lavoro, ecco. Cioè, in poche parole, l'agricoltore arriva e trebbia e porta via il grano, ok? In alcuni casi addirittura, anzi nella maggior parte dei casi, l'agricoltore cosa fa? Anche decide anche di prendere la paglia e portarsela a casa. Quindi in campo cosa rimane? Rimane un poco di stoppo, che è la parte che la trebbia non ha tagliato, la parte bassa, e basta. Il problema è che adesso quella parte di stocco non è più vitale, non ci sono più foglie, non ha più attività fotosintetica elevata, cioè praticamente è un terreno abbastanza desolato. Quello stocco poi verrà in futuro lavorato, probabilmente verrà reinterrato, diventerà sostanza organica, ma al momento non c'è nulla lì. E noi facciamo caso che vogliamo di nuovo riseminare grano il prossimo anno, dovremo aspettare, il grano si trebbia a, che ne so, fine giugno, inizio luglio, diciamo inizio luglio per stare larghi, per stare proprio così larghi, fino a ottobre in quel campo non verrà fatto nulla, perché non andremo a fare nient'altro. Bene, le cover crop vengono seminate in metà. Quindi in metà vengono seminate queste, una volta che abbiamo passato la trebbia per andare a raccogliere il prodotto, andiamo a seminare queste cover crop che vanno a fare una copertura appunto del suolo. Non ci danno frutti, non sono una coltura che viene seminata, non è una rotazione, il loro fine non è raccolgo frutti, ci guadagno, le rivendo, no, non servono queste le cover crop. Le cover crop servono per essere lasciate in campo. E questa è una logica particolare, no? È strano, no? Che venga detto: ok, mi impegno, lavoro il terreno, semino per poi non raccogliere nulla. Però è proprio questo il punto. Prima di tutto abbiamo delle nuove piante che possiamo reinterrare, quindi la fertilità del suolo aumenta, no? Abbiamo davvero tanto materiale, no? Pensate quando magari capita che dobbiamo, che ne so, aggiungere dell'humus a una pianta, o che andiamo a concimare, vi dicendo, beh, il terreno può farlo da solo, può pensarci lui a concimare le piante,
perché è ricco di sostanza organica che poi mineralizzerà e bla 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 bla, un sacco di processi biochimici che non sto qua a descrivervi perché non siete qui per seguire un corso di chimica del suolo o roba del genere, e io lo sto studiando adesso queste cose qua, quindi visto che devo ancora dare l'esame, non mi permetto di insegnare nulla a nessuno in questo campo. Però in poche parole c'è materia dentro. Poi abbiamo il vantaggio che abbiamo una copertura vegetale, quindi praticamente il terreno rimane bello compatto, no? Avete presente la classica cosa che dicono al telegiornale quando in montagna frana o ci sono valanghe? E beh, le valanghe o la frana sono capitate perché non c'erano abbastanza alberi in mezzo, perché quel versante della montagna non era inerbito. Questo perché comunque voi pensate alle piante, no? Quelle radici che devono trattengono e compattano il terreno. Quindi questo è un altro vantaggio. Ok. Secondo vantaggio, in terreni in cui effettivamente c'è poca acqua, le piante offrono, tra virgolette, ombra, perché vanno a proteggere il suolo dalla perdita d'acqua, ecco, diciamo così, dal processo di perdita di umidità, ecco. E questi sono un po' i vantaggi grossi, in realtà ce ne sono ancora tanti altri, ma come vi ho già detto non voglio dilungarmi troppo. In farming questa cosa si può fare, farming ha semplificato un sacco, ha detto ok, se tu passi lì, semini un po' di rafano, lo conto come se avessi fertilizzato, ok? Ti faccio questo favore qua. Questo è quello che fa Farming Simulator. Noi ci accontentiamo, però era una cosa che volevo fare perché comunque anche in Italia tanti si stanno convertendo a questo tipo di agricoltura, che ripeto, non è la soluzione, perché io adesso vi ho parlato di cose belle, in realtà ci sono anche tante cose brutte di questo tipo di fare agricoltura. Ci sono vantaggi e svantaggi, e non è la, lo farebbero tutti se fosse una cosa facile e se... Ops, ok. Se fosse una cosa facile... E più che altro se fosse sempre conveniente e se rispettasse sempre l'ambiente. Non è proprio così. Comunque di questo parleremo magari in un video apposito appena riuscirò a realizzarlo. Però mi piaceva chiacchierare, ecco, questa era una di quelle puntate in cui ho parlato un sacco. Ci sarà di sicuro qualcuno di voi, perché spunta sempre quello che non è neanche iscritto al canale e che poi se ne esce col commento: Agro, parli troppo. Benvenuti su Agromoderni. Non siamo qui per ridere perché ci schiantiamo contro i muri, ma siamo qui per parlare di agricoltura. Tac. No, questi sono gli spottini piccoli. In Farming Simulator, come dicevo, appunto, ci serve perché lo conta come fertilizzazione. Quando crescerà la pianta, noi l'andremo a sotterrare. Per noi questa cosa è molto molto utile perché non abbiamo letame, non abbiamo liquame, perché l'allevamento l'abbiamo aperto l'altro ieri, non abbiamo nulla. Andiamo a vedere quanto abbiamo. Animali, abbiamo 1500 litri di liquame e altrettanti di letame, quindi non possiamo fare nulla. Contate che magari che ne so, una singola botte tiene 30.000 litri, quindi 1500 sono davvero davvero pochi. Allora, ci agganciamo al segnale. Perfetto, ok. E niente, quindi questa era una piccola visione di quella che è l'agricoltura conservativa. Poi in realtà noi stiamo anche facendo minima lavorazione allo stesso tempo. Tante robe di cui parlare. Se vi interessa come argomento, cercherò di simularlo sempre di più su Farming Simulator, anche perché nei nuovi Farming Simulator piano piano stanno aggiungendo attrezzatura con cui poter fare questo tipo di cose. Vi dico la verità, basta utilizzare l'attrezzatura americana. In America arano davvero poco perché loro, per motivi vari, preferiscono applicare agricoltura conservativa. Ed è una cosa storica, cioè per loro ormai è tradizione. Mentre da noi la tradizione è l'aratura e alcuni vogliono mantenere questa tradizione, via dicendo, per loro invece ormai è storia. Non mi ricordo, non sono sicuro, mi pare che sia da almeno gli anni 60 che applicano in maniera importante, davvero importante, l'agricoltura, la minima lavorazione, l'agricoltura conservativa. A loro modo, ma la applicano.
Però anche in Italia questo nuovo modo di pensare all'agricoltura, che non è fantascientifico, è roba scientifica dimostrata, è agronomica e via dicendo, non è che vi dico ok, spruzzate quest'acquetta magica e cresceranno di più le vostre piante, è roba vera, dura e pura, solo che ci va coraggio e testa per farla funzionare, non viene a tutti, è un po' come una ricetta molto difficile. Però appunto in Italia si vede, quindi ho detto dai, perché non farlo? Non abbiamo approfondito tanto questa mod del case Maxum 190, ma state tranquilli che poi la vedremo meglio nelle prossime puntate. Bene, noi abbiamo già sforato i 30 minuti, quindi direi che possiamo anche salutarci. Vi ringrazio tantissimo per la visione, vi ringrazio per Eima, ragazzi. Farò un video apposta per ringraziarvi bene, perché è stata un'esperienza davvero bella. Usciranno uno o due video dedicati nelle prossime settimane. Devo vedere se riesco già a farlo uscire qualcosa questa settimana. Comunque usciranno nelle prossime settimane dei video dedicati. Quindi mi raccomando, state sempre all'occhio con sia qua su YouTube che sui miei social. Vi ricordo Instagram Agromoderni, mi trovate, oppure anche su Facebook, sempre Agromoderni. Niente, da Agromoderni è tutto. Ciao a tutti, ragazzi.